Mister Maurizi, quanti passi indietro ha fatto questa squadra questa sera? Tantissimi. Purtroppo dopo 15-18 minuti di buon calcio, alla prima difficoltà siamo tornati indietro. Deluso? Sono molto arrabbiato, più che deluso. Che cosa l'ha fatta arrabbiare questa sera? Beh, l'atteggiamento di qualcuno, l'atteggiamento poco che non abbiamo reagito al primo gol, quindi abbiamo perso le distanze, ci siamo allungati e quindi abbiamo dall'essere una squadra importante siamo ridiventati una squadra che deve lavorare, però così. Rifarebbe, vista la delusione e l'arrabbiatura, le scelte dell'inizio? Sì, le scelte sono ponderate, sono il frutto di tante valutazioni, la stanchezza che non abbiamo ancora recuperato, magari la partita di non abbiamo ancora recuperato tanti calciatori la partita di sabato a San Benedetto, quindi Spighi era affaticato e Zecca era affaticato. Infantino non era proprio in condizione? No, Infantino no. Ha fatto un viaggio di 8 ore ieri, non era in condizione di poter giocare, soprattutto senza un minuto di allenamento con noi, senza neanche niente, non era in condizione. A Gubbio, partita della vita? Sì, tutte le partite sono le partite della vita. E va a Gubbio? A Gubbio in particolar modo, ma anche oggi doveva essere la partita della vita. Voglio dire, bisogna avere gli occhi di fuori, bisogna essere più attenti, soprattutto più attenti, perché poi abbiamo creato tante occasioni, ma poca cattiveria sportiva e questo, poca cattiveria lì davanti, cioè come sono scesi ci hanno fatto gol, brutto. Mister Dionisi, complimenti per la vittoria. Se vogliamo, rispetto all'andata, questa squadra ha giocato meglio al Bonolis che quando il Teramo lo ha affrontato a Imola, è d'accordo? Sì, è vero, è stata una partita, era la terza di campionato, per noi la seconda in casa, insomma, ancora non ci conoscevamo così bene, oggi siamo arrivati qua con tante sicurezze, con più consapevolezza e poi nella partita i ragazzi sono stati bravi perché all'inizio il Teramo ci ha messo un po' le strette, ci ha aggredito alti, non ci siamo disuniti e poi siamo venuti fuori, i ragazzi hanno meritato la vittoria, sono stati bravi. Rispetto sicuramente all'andata è stata una partita forse dove c'è stato un po' meno equilibrio e abbiamo avuto più possibilità, insomma. Mosti rischia di oscurare persino Belcastro. No, Mosti è giovane, sta facendo bene come tutta la squadra. Luca è bravo, Belcastro per noi è un giocatore fondamentale, tant'è che sabato hanno giocato insieme, ma anche chi è stato fuori tante volte ha giocato titolare, nel senso i ragazzi si interscambiano e stanno dimostrando di meritare la categoria, insomma, dobbiamo andare avanti. Dove vuole arrivare questo Imolese? A salvarci il prima possibile, visto che ci siamo vicini, quello è il nostro obiettivo. Poi, se saremo bravi e otterremo magari la quota salvezza prima della fine, penseremo anche ad altro.